Ciao, sono Gerindo Bordin, oggi direttore Sport Marketing e Merchandising di Adora, quindi mi occupo della parte anche, collaboro con la parte del gruppo prodotto. E sono stato campione olimpico di maratona a Seul nel 1988 e poi altre gare che ho vinto. Gelindo Bordin, il grande protagonista, è l'uomo che vince, è l'uomo che vive in questo momento la più grande soddisfazione che un atleta possa vivere. Gelindo Bordin! A che età hai deciso che saresti diventato un atleta? Ho cominciato da giovane, a 12 anni, prima giocavo in porta, facevo il portiere e poi la stessa attività, mi sono dedicato alla corsa. È stata una scelta un po' difficile, siamo tutti calciatori un po' in Italia, però dopo aver fatto una corsetta nella scuola media e aver staccato tutti gli altri compagni di classe, ho deciso di fare l'atletica perché comunque è uno sport che non ti lascia mai in panchina, alla fine sei tu contro gli altri. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Il rispetto, cercare di gareggiare sempre, quindi l'avversario è un avversario, ma nel grande rispetto dell'avversario. Mi piace lo sport pulito, l'uomo deve fare quello che è capace di fare, e il valore per me è l'uomo contro l'uomo, lo deve dimostrare in una gara. Ecco perché la maratona mi piaceva tantissimo, perché racchiude questi valori, grande rispetto, quando vai ai rifornimenti, se un tuo avversario non riesce a prendere il rifornimento, gli dai il tuo, grande rispetto per la grande fatica che si fa, e poi alla fine è veramente una gara uomo contro uomo. Mente e corpo, cosa conta di più per te? Sono entrambi importanti, il corpo deve essere ben allenato alle varie situazioni, non devi mai affrontare gare difficili come la maratona per esempio o tutte le lunghe distanze senza essere ben allenato, però poi la testa fa la differenza. Se vuoi vincere una gara devi essere convinto di poterlo fare. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Ne ho tantissimi, quello un po' più simpatico. Prima di vincere l'Olimpiade a Seul, la notte prima sono andato a ballare fino alle 2 perché la mente doveva essere rilassata. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Punto di forza era il mio motore, un motore molto potente, quindi riuscivo a correre la maratona a 172 pulsazioni, che erano più o meno 10 pulsazioni più alte dei miei avversari. Il punto di debolezza forse un po' di elasticità, mancava un po' di elasticità, naturalmente non poteva aver tutto. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Allora, se non sei un ragazzino, quindi che comincia in età avanzata, devi affrontare la maratona con molta calma, prepararla, come dicevo prima, è fondamentale. È una gara che ormai la corrono in tanti, però non bisogna sottovalutarla. E soprattutto se fa caldo bisogna stare molto attenti, perché comunque il fisico viene messo veramente in condizioni difficili. Se sei un ragazzino, affronta la maratona quando sei pronto, quando hai coltivato bene quella che è tutta la parte della potenza e metti l'asticella molto alta perché campioni si diventa. Ho Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? imparato molto dalle sconfitte, difficilmente si impara dal successo perché il successo ti inebria. Le sconfitte mi hanno insegnato tantissimo, innanzitutto a rispettare gli altri, però anche a capire che poi alla fine eravamo tutti uguali. Io quando persi il mondiale a Roma, dove arrivai terzo, quindi o ho vinto la medaglia di bronzo o ho perso la gara. Decidete voi, però quando persi quella gara studiai bene la condotta che ho fatto durante quella maratona, quindi c'era molto caldo, era il 7 di agosto a Roma, ho corso con paura. L'anno dopo, studiando bene proprio come ho approcciato la gara, ho affrontato le Olimpiadi in maniera diversa e ho battuto i due africani che mi avevano battuto a Roma. Un sogno realizzato e uno ancora da Il realizzare. sogno realizzato, vabbè, aver vinto le Olimpiadi e fare la coppiata Olimpiadi a Boston, dove ancora non c'è riuscito nessuno, da realizzare ne ho tanti, però la vita mi ha dato tanto, quindi posso anche vivere con i sogni che ho già fatto. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagna i tuoi successi? Vabbè, scontato, Born to Run di Bruce Springsteen, l'ho ascoltato prima di partire a Seul. È la canzone che più amo, ma per il significato, anche se poi ascoltavo molto anche i Queen, perché comunque le grandi voci quando mi allenavo aiutavano. Ad esempio, una delle canzoni bellissime che racconta
che non c'è nessun mortale che può vincere oggi. Quando devi affrontare una maratona olimpica è meglio che l'ascolti, perché lo puoi fare. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Nel tempo libero non ne ho tantissimo, per fortuna, perché il lavoro mi tiene impegnato, mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace anche andare a corricchiare, oggi corricchio, quindi quando riesco, anche spostandomi per lavoro, a fare degli eventi, mi piace correre là dietro, anche perché vi racconto che dopo le 5 ore le donne sono bellissime. E poi mi piace andare a cavallo, anche se è tanto tempo che non riesco a farlo. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie e un grande in bocca al lupo per la ripresa, ragazzi.